È bello vedere come i vandali cercano di mostrare un volto pacato. Con l'aria tranquilla, il distruttore, il vandalo di Francavilla, che si fa chiamare sindaco, eletto probabilmente per equivoco, con dei seguaci che sono fanatici di un distruttore, con l'aria tranquilla e serena dice che io sono in cerca di pubblicità e che ho bisogno di aiuto. Io non ho bisogno di aiuto di nessuno, tanto meno di pubblicità, dal momento che chiunque sa quello che faccio e quello che sono, e a Pescara, come in tutti gli altri luoghi, ho riempito i teatri per le cose che vengo facendo, ma non devo raccontare quello che faccio. Devo dire che io non avrei avuto nessuna ragione di andare a Francavilla, né conoscevo l'esistenza e il nome del sindaco, se lui non avesse manifestato la pubblicità con un gesto contro lo Stato e contro la logica, di abbattere, invece che edifici abusivi, che non mancheranno a Francavilla, un edificio autorizzato, significativo, che rappresenta la ricostruzione dopo le bombe naziste, e questo simbolo lui lo butta giù, nonostante che non sia affatto abusivo, in una terra di terremoti. E mentre io reagisco, e soltanto per questo, forzato dai giornali, vado a vedere lo stato della questione, io sarei in cerca di pubblicità. Ma tu c'hai il cervello nel buco del culo, di delle cose giuste, rispondimi, di perché lo fai, per quale necessità butti giù una cosa che poteva stare lì, altro che cerca di pubblicità e bisogno di aiuto avrai bisogno tu quando ti porterò in tribunale, dovrai rispondere del tuo attentato allo Stato, nonostante le indicazioni non mie, che di questa cosa non mi ero occupato se non marginalmente, ma della sovrintendenza, invece di aspettare il 30 agosto, hai voluto dare una prova di forza per dimostrare ai tuoi cittadini che tu sei un sindaco forte e importante. Ti sei fatto pubblicità, quindi non dire cretinate, non fare Attila, non fare il distruttore e poi rispondere pacatamente, viene qui qualcuno, mai sarei venuto nel tuo comune, c'ero stato in passato per le cose importanti fatte durante la stagione del premio Michetti, e quindi ho rapporti con Francavilla di lunga data, quando tu non eri ancora nato, ma questa risposta così idiota, Sgarbi viene qui, ma io non ho bisogno di niente, non ho bisogno di te, ho bisogno che l'Italia sia salvata dai vandali e che nessuno distrugga quello che non ha diritto a distruggere, quando compie 70 anni ed entra del vincolo anche senza vincolo. Qui il magistrato ti metterà in galera come meriti, in galera.